questa mattina la protesta dei lavoratori alle porte della sede del Consiglio di Palazzo Daimo a Campobasso, chieste risposte alla politica, troppe le vertenze aperte in Molise. In aula intanto le comunicazioni del presidente Donato Toma su GAM ed ex dipendenti dell'ITR di Pettoranello. Vediamo il contributo. Durante l'odierna seduta di Consiglio regionale, il governatore Donato Toma è intervenuto sull'emergenza lavoro in Molise con delle comunicazioni su specifiche vertenze quali GAM ed ex lavoratori ITR. Come sottolineato dal Presidente della Regione, nel primo caso è stato convocato in stretta sinergia con le sigle sindacali coinvolte un tavolo regionale per venerdì 19 luglio alle ore 15 a Palazzo Vitale a Campobasso, una riunione alla quale sono stati invitati i vertici di Amadori, del prefetto del capoluogo, per verificare lo stato del contratto di sviluppo in vista di un più ampio tavolo tecnico nazionale. Intanto alle porte di Palazzo Daimo una animata protesta. Stiamo qua perché comunque non ci fidiamo di nessuno. Il percorso ce l'avevamo, Amadori se n'è andato, è sfuggito, non lo so, 40 milioni di euro che ci abbiamo lavorato 2 anni sono andati in fumo. Chi sta rispettando quell'accordo? Sono solo i lavoratori che stanno lavorando alle condizioni che ci siamo dati. Amadori non si capisce quello che fa, la regione non si capisce nemmeno lei che cosa fa e ci ritroviamo qui sotto perché il 4 novembre è vicino e i lavoratori resteranno senza un reddito. Quanto alla vertenza degli ex dipendenti ITR, Toma ha inviato una missiva al Premier Conte e ai ministri Di Maio e Giorgetti per risolvere la questione della mobilità in deroga. La Regione ha chiesto di essere ricevuta dopo aver elaborato una modifica normativa per superare il cavillo che impedisce l'erogazione dei fondi per la mobilità in deroga, un ostacolo collegato alla continuità del trattamento che quindi impedisce di elargire ammortizzatori sociali di vitale importanza per numerose famiglie.